Affari Italiani incontra Fabio Benasso, consigliere incaricato di Assolombarda per l'Expo. Quindi una responsabilità, una delega all'interno di 50 progetti per far volare Milano che ha sicuramente una dimensione globale, planetaria. Che cosa state pensando, a cosa state lavorando? Dunque, noi abbiamo lavorato con Expo e per Expo sin dall'inizio e abbiamo lavorato in questo periodo nell'aiutare le aziende di Assolombarda, aziende del territorio, a contribuire allo sviluppo dell'operazione, a far partnership con i paesi, quindi a far business da una parte, all'altro essere un elemento di contribuzione alla realizzazione dell'evento. Abbiamo su più temi nel far matchmaking tra domanda e offerta. Adesso in prossimità la fase di costruzione è completata, mancano ancora tante cose, ma abbiamo scavallato. Ci stiamo focalizzando essenzialmente sul cercare di contribuire alla valorizzazione dell'area Expo una volta che l'evento fisico sarà terminato. Ecco, a cosa pensate da questo punto di vista? Abbiamo fatto una connessione tra un paio di elementi. Ha un'area molto infrastrutturata, un'area quindi che ha collegamenti logistici primari, vicino all'aeroporto, alta velocità, metropolitane, parcheggi, cablata. Un'area ampia che si presta anche a un progetto unitario, quindi non solo un'operazione immobiliare in cui N building vengono giusto apposti, quindi un'area dove può nascere un progetto a Milano, quindi la prima città d'Italia, una metropoli europea, e noi pensiamo che possa essere un'operazione industriale in cui anche il paese si dota di un polo di innovazione, un hub tecnologico che aggreghi, di un'identità alle aziende che sono già sul territorio, quindi non solo un trasloco ma la ricostruzione di una filiera in settori quali l'ICT, il digitale, il biomedicale, quindi attività di terziario innovativo, in grande sinergia col sistema universitario, col territorio, che possa essere anche un'opportunità per attrarre in Italia ulteriori insediamenti di multinazionali, valorizzando il capitale umano che Milano esprime, e possa essere anche un elemento di valorizzazione di tutto il mondo delle start-up, delle piccole e medie imprese, che in un'ottica di una filiera possono trovare linfa collaborando con i grandi, incubando e avviando un percorso di fertilizzazione positivo. Ci sembra un'occasione unica per il paese, in Italia non abbiamo un polo di questo tipo, la vicinanza anche logistica, anche da benchmark mondiali, è un elemento di successo dalla Silicon Valley a Scocco, certo, a Mosca, e quindi in un'area anche verde che può essere anche un ambiente gradevole per dei professionisti knowledge intensive, progetto paese che arricchisca la Milano del futuro e lascia un legacy dopo l'Expo importante. Ecco, facendo un attimo un passo indietro, tornando invece all'opportunità che i 6 mesi dell'evento potranno dare al territorio, voi avete trovato interesse vero da parte delle aziende, mi riferisco a un interesse concreto, cioè cosa posso fare per essere all'Expo e guadagnarci, logicamente e giustamente, oppure tanta curiosità ma poi qualche ritrosia? Ma dunque c'è una componente di aziende che fanno business in occasione dell'Expo, sia erogando servizi che supportando alcuni eventi. Ci sono poi opportunità di business development straordinarie, nel senso che al di là dell'ospitare eventi ci sono occasioni di incontro con paesi, con competitor, con supplier, quindi un ecosistema attorno al grande tema dell'alimentazione e della sostenibilità, ma anche contatti con mercati difficilmente raggiungibili, quindi possono essere occasioni in Expo, fuori Expo, comunque nei 6 mesi, di creare reali contatti di business, e in questo le aziende sono estremamente interessate. Credo che l'elemento su cui li stiamo aiutando è anche un po' orientarsi nella pluralità di occasioni di tipo culturale, ludico, business, per riuscire ad approfittare al meglio di queste cose ed essere il più fattive possibile anche nel lato sviluppo in prospettiva globale. Bene, delle aziende di Assolombarda, se vogliamo possiamo fare un numero, quante sono quelle che avranno a che fare con l'Expo? Ma penso parecchie, perché le grandi sono impegnate a vario titolo, la mia come sponsorizzazione, come global partner, altre con ingaggi di varia natura. Diverse sono dei supplier, quindi stanno lavorando nel fornire servizi anche nella fase di construction e sicuramente con l'apertura
quando si entrerà su servizi anche continuativi, dalle traduzioni alle hostess, alla ristorazione, quindi c'è una pluralità di ulteriori opportunità anche per piccole e medie aziende che spesso si stanno anche consorziando per cercare di dare un'offerta non solo di un servizio ma di un portafoglio di servizi ai turisti e alle delegazioni straniere. Bene, quindi Expo opportunità per le imprese, buon lavoro con i 50 progetti per far volare Milano. Grazie.